Devo cercare di non fare che l'amarezza prenda sopravvento alla soddisfazione, perché insomma non si può mai essere soddisfatti dopo una sconfitta, però possiamo essere soddisfatti per l'atteggiamento che abbiamo avuto, il fatto che la squadra in una situazione di emergenza ha creduto di poter venire a Siena e giocare una partita competitiva. Abbiamo fatto anche alcune cose che erano necessarie, quindi bravi i miei giocatori che hanno seguito anche quello che era il piano partita, quello che avevamo preparato. Abbiamo messo in difficoltà Siena con il lavoro di Diawara in pivot basso. L'abbiamo trovato a fasi alterne, però nel momento decisivo l'abbiamo trovato e servito con continuità, e questo ci ha dato un grosso respiro in attacco. Abbiamo sofferto, ma non più di quanto ci si poteva aspettare, della pressione di Siena. Al contrario, abbiamo con la nostra difesa creato problemi a Siena, che ha perso 20 palloni. E penso che sia un fatto abbastanza inusuale, quindi vuol dire che noi abbiamo funzionato, abbiamo giocato scandendo anche i ritmi e offensivamente abbiamo mosso in alcuni momenti, devo dire, un po' troppo poco la palla, avremmo avuto bisogno di muoverla di più, però queste sono piccolezze, come direbbe il mio amico Simone, sono dettagli. Mentre invece dobbiamo essere estremamente soddisfatti. Dicevo che non possiamo far prendere sopravvento all'amarezza rispetto alla soddisfazione, perché l'amarezza è quella di aver perso una partita che avevamo dimostrato di meritare di vincere, e non l'abbiamo vinta. Sinceramente, ho passato l'età in cui vado a ricercare i perché e i per come, non tecnici, per cui si è persa una partita. Grande rispetto per la prestazione di Siena, per la capacità di Siena di vincere questa partita, però sinceramente ancora più rispetto per i miei giocatori che hanno dato veramente tutto. E questa è la cosa che vogliamo tenerci stretta, perché sono le poche cose che ho detto alla squadra, che noi dobbiamo portarci questo atteggiamento e questa capacità di giocare le partite nel proseguo del campionato, e sicuramente sarà una cosa per noi positiva che ci darà poi frutti e anche risultati. E la partita che non abbiamo vinto qua, con questo atteggiamento, ne vinceremo delle altre. Che poi alla fine le tre squadre che giocano l'Eurolega avranno una classifica migliore di tutte le altre, e quindi le prime tre posizioni, ma semplicemente perché, al di là della qualità del gioco, perché in un campionato così, dove alla fine gli infortuni giocano un ruolo importante, sono le uniche squadre che possono sopperire agli infortuni senza pagare dazio. Tutte le altre squadre, noi compresa, siamo nella condizione dove ti capita un infortunio, magari due, come è capitato a noi, e ti cambiano gli equilibri. E sinceramente l'idea mia, ed è la forzata, che dal quarto posto in giù ci può stare tutto, e non ci sono grandi differenze di valori o di potenzialità. Ci sono magari sulla carta alcune squadre che hanno, andando a vedere l'individualità, i nomi, così, qualcosa di più dal punto di vista del talento, qualcuno ha qualcosa di più dal punto di vista atletico, qualcuno ha qualcosa di più sotto certi aspetti, però alla fine le distanze tra la quarta e la diciassettesima, che in questo momento non si sa quali saranno, non mi sembrano abissali, e questo rafforza in noi la convinzione che comunque dipende da noi, dipende dal nostro avversario, dipende da noi. Con più siamo capaci di essere competitivi, ad esempio a giocare una pallacanestro totale, che è espressione del lavoro del gruppo piuttosto che dell'individualità, ci può stare tutto. Però sarà poi il campionato che lo dirà, perché è chiaro che poi dopo, pian pianino che andremo avanti, il campionato, la classifica comincerà a delinearsi, cominceranno le angosce per chi è in fondo, insomma l'euforia perché è in una posizione migliore. Però ecco, sinceramente questa parte, avrei potuto rispondere in due parole. Però ho cercato di dare una spiegazione, e credo che questa partita c'è la forza dell'idea che siamo competitivi, non
dipenderà da noi giocarci dalla quarta posizione in giù le nostre chance, le nostre possibilità.